Mr. Walsh giudicherà questo raggruppamento che vede schierati un Alaska Malamut, un Siberian Husky, un Akita Eno, un Akita Americano, un cane da orso della Carelia, Samoyedo, Pastore di Islanda, Basenji, Shiba Inu, Volpino italiano, Pomerania. Molto bene, tre premi a disposizione del giudice. Come vedete, non è che voi vedete doppio, ma ci sono due giudici al centro del ring, perché questa fase si chiama affiancamento, perché il giudice ufficiale giudica, l'altro deve abilitarsi per poter giudicare in futuro tutto il gruppo. Ma soltanto uno ha il potere decisionale, e il giudice titolare. Vediamo che il giudice sta seguendo con attenzione, sta controllando tutti i soggetti uno per uno nella fase statica e nella fase di stazione. Il cane che sta osservando in questo momento il giudice ha la caratteristica di non abbaiare. Grazie mille. Sì. Ma che battutaccia. Ecco la prima scrematura da parte del giudice. Tutti gli altri possono anche lasciare il ring con il nostro applauso, grazie. E sono rimasti al centro del ring l'Alaska Malamut, il Siberian Husky, l'Akita Americano, il Samoyedo, lo Shiba Inu e il piccolo Pomerania. Ed ecco adesso all'esame del giudice il movimento dell'Alaska Malamut. Cane di grande mole, selezionato per il traino pesante e grande, appunto, trainatore di slitte. Dall'altro, sì, ritorniamo ognuno al suo bollino iniziale. E vediamo invece ad un traino più leggero il Siberian Husky. Che completa il giro e ritorna nella sua postazione. L'Akita Americano. Che anche lui farà l'intero giro posizionandosi sul bullino di partenza, grazie. Ed è il Samoyedo, detto anche il cane che sorride, perché ha questa espressione tipica che lo contraddistingue, sembra effettivamente che abbia questo smile stampato. Vediamo che completa la sua fase di movimento e lascia il posto allo Shiba Inu.
Anche questo, come l'Akita, è un soggetto di nazionalità giapponese, il cane del sollevante. Infatti il termine Inu, tradotto, significa proprio cane. E l'Akita e lo Shiba si somigliano abbastanza. Uno è la riduzione dell'altro. E questo è il piccolo Spitz di Pomerania. È uno dei cani più piccoli nel mondo a quattro zampe. E ovviamente ha il suo movimento, che è completamente diverso da quello che può essere il movimento di un samoiedo o di un siberianaski. Il giudice adesso deve fare un'ulteriore selezione, perché mi deve dare soltanto tre soggetti che saliranno sul podio. E salirà sul terzo gradino del podio sul terzo gradino vorrei i premi sul podio. E chi me li dà? La dottoressa? Ah, il delegato Enci. Il delegato presenterà i premi e sul terzo gradino troverà il Pomerania. E il nostro Pomerania sarà raggiunto adesso, tra pochi secondi, dal soggetto che andrà a posizionarsi sulla piazza d'onore, sul secondo scalino del podio, ed è il siberianaski. E sale sul gradino più alto l'Alaskan Malamut. È già lì, così fa poca strada. E premia questo raggruppamento il nostro delegato Enci, la signora Barbara Macchia. Magari le diamo la coccarda, così la tiene in mano per la foto, alla signora Barbara. Ecco qua.